Buongiorno ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Altra sgambettata, è sabato, è ancora un po' freschetto e penso che sia l'ultima uscita corticella, perché sono 25 km circa per 1100 metri di dislivello. Mi trovo a Piovene in provincia di Vicenza e faccio il Monte Cengio. Quindi sarà un percorso corto ma molto intenso, perché ci saranno veramente tanti bei single track dove dovrò veramente impegnarmi e come al solito ovviamente vi porto con me per godervi il giro. Dicevo proprio che dalla prossima settimana credo proprio che comincerò a fare giri lunghi e, se la temperatura lo permette, voglio andare anche in alta montagna. Quindi, se non vuoi perderti le mie avventure, iscriviti e mi seguirai. Ragazzi, cominciamo, via! Questo qui è il classico percorso: salita, 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 arrivi in cima e discesa, discesa, discesa. Come al solito vi lascio il link in descrizione. Appena passati il paesetto di Cogollo del Cengio, appunto, comincia la scalata. La salita dovrebbe essere costante, quasi passiva, ma ve lo so dire più tardi. La prima sorpresa di quest'oggi è che non è tutto asfalto la salita, anzi, dopo 20 minuti che l'ho cominciata, adesso è cominciato lo sterrato. E vabbè, mi fa solo che piacere, sinceramente. Più sto in mezzo alla natura, più sono contento. E anche oggi la nostra dose quotidiana di portage è servita. Che foschia allucinante. Ed eccoci arrivati nel punto più alto dell'itinerario di oggi, in cima al Monte Cengio. Devo dire che, sinceramente, non per fare lo sborone, ma senza accorgermene sono venuto su. Mai salite sopra il 10%, ma veramente costanti, quindi piacevole, piacevole, piacevole. Adesso mi metto la giacca, apro gli ammortizzatori, abbasso la sella e si cavalca, ragazzi, e si cavalca.
belli sono questi percorsi, veramente spettacolari, eh. No stress. Wow, mamma mia, che percorso fantastico, ragazzi. Wow. Ok, grazie. Ciao, scusa che ho avuto un po' di problemini. Ah, vabbè, figurate. Forse questi i problemi. Primi fiorellini.
Come si fa a non essere felici? Come si fa? Mamma mia! Mamma mia! Super super! Oh 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 oh! Ed eccoci, arrivati alla fine, è andato tutto bene, amanti del Nostpress, non fatevi perdere questa traccia qua, ve la lascio in descrizione. Ragazzi, contentissimo, sorrisone anche oggi, vale assolutamente la pena farlo, se siete del posto non esitate, perché veramente se trovate anche una giornata speciale senza la foschia vi godete anche il panorama, quindi veramente super consigliato. Mettete un bel mi piace se vi è piaciuto quello che vi ho portato. Iscrivetevi al mio canale per non perdervi le prossime edizioni e alla prossima! Ciao!